è utero in affitto, una nuova professione. Beh, ovviamente questo lo dico io Serafino Massoni, non lo dicono certamente costoro, perché costoro dicono che vietiamo per legge l'utero in affitto, sul resto intesa più facile, l'utero in affitto. Ma cari amici, per me sono tutte, come si dice, bufere in un bicchiere d'acqua. Ma se ci sono delle persone, uomini e donne, che vogliono prendere un utero in affitto, ma dov'è il problema? Ma perché si deve sempre mettere fuori legge? Fuori legge la droga, per esempio. Ma perché fuori legge l'utero? E si faccia una professione delle donne che come mestiere mettono a disposizione il loro utero, che fanno i bambini su commissione. Ma dov'è il problema? Io non è che faccia tanti elogi alla vita, non faccio io tanti elogi alla vita, io la penso come Menandro, il poeta greco Menandro, che diceva che coloro che muoiono giovani sono amati dagli dèi. Ma io vado oltre Menandro e dico che sono amati dagli dèi soprattutto coloro che non nascono. Però se c'è questa smania di mettere al mondo i bambini, se lo si vuol fare tramite un utero in affitto, ma dov'è il problema? Ma si faccia la professione, l'albo delle donne che come professione mettono il loro utero in affitto per fare i bambini per gli altri. Ma dov'è il problema? Dov'è il problema? Non, francamente non lo vedo. Non c'è quasi nulla di biologico nel rapporto tra i genitori e i figli, è tutto psicologico, mentale, culturale, non lo vedo proprio, non lo vedo io il problema. Ditemi voi, cari amici, se lo vedete il problema voi? Io no, io immagino tante belle ragazze, anche in questo periodo di disoccupazione, che mettono il loro utero in affitto, ma legalmente, proprio con un albo professionale, in modo che tutti coloro che i figli non li possono avere e che vogliono avere un figlio attraverso questa modalità che è tanto vicina tutto sommato alla modalità naturale, almeno sappiano a chi rivolgersi, senza fare le cose in maniera clandestina, capito cari amici? E io la penso così, cosa volete farci? Cosa volete farci? Io ho detto la mia, adesso voi dite la vostra. Ok, cari amici, a tutti, tanti cari saluti da Serafino Massoni.